Benvenuti a Buone Cose, questa è la nostra puntata di Natale, la puntata che precede il Natale. Allora vi abbiamo portato subito già per il nostro sommario all'interno di una fantastica cesta natalizia di cui ci occuperemo alla fine di questa nostra puntata. Una puntata un po' itinerante, inizieremo a raccontare il vino di Natale, andremo in Lombardia, alla cantina di Gonzaga, poi ci sposteremo attraversando buona parte della provincia di Modena, lo vedete dalla mappa, l'aceto balsamico tradizionale di Modena viene creato in tante acetaie, andremo in una in particolare a Medolla per parlarvi dell'oro nero, poi anche qui insomma le ceste di Natale con tanti prodotti, con qui ci troviamo a Pian della Gotti, una frazione del comune di Frassinoro, dove tireremo un po' le somme di tante visite che abbiamo fatto nella prima parte di questa nostra stagione di Buone Cose. La puntata di Natale inizia tra poco, come sempre dopo il nostro primo titolo. Bene, allora, visto che il Natale è tempo logicamente di buone cose, benvenuti in questo clima natalizio con delle zucche che non sono per carità quelle di Halloween, sono quelle con cui si realizza un prodotto natalizio di cui andremo a parlare tra poco e lo assaggeremo televisivamente insieme a voi. Vi presento innanzitutto il nostro ospite di oggi che si chiama Umberto Bertolani, esatto. Di professione enologo, esatto. E in particolare enologo della cantina di Gonzaga. Bertolani, benvenuto a Buone Cose innanzitutto. Grazie, grazie a voi di avermi invitato e per le chiacchierate che faremo. Certo, allora, perché noi vogliamo scoprire qualcosa legato alla zucca, ma qualcosa legato anche alla cantina di Gonzaga, appunto. Parto da questo, ce l'hanno chiesto le volte scorse, perché parlando con il presidente, presentando quelli che sono i vini che nascono da questa importante realtà del territorio, della provincia di Mantova ai confini con l'Emilia Romagna, sono spuntate un po' di sigle. Allora, che cos'è un prodotto DOC? Che cos'è un vino DOCG o IGT? Ma perché ci sono così tante sigle nei vini, Bertolani? Sì, diciamo che il mondo del vino è raggruppato per denominazioni, cioè sì. I vini sono raggruppati per denominazioni. C'è una piramide, la famosa piramide dei vini, che ha come base i vini generici, quindi bianco, rosso, rosato, ma senza nessuna attribuzione di denominazione. Okay. Poi ci sono i vini a indicazione geografica tipica o a indicazione geografica protetta, a seconda se parliamo in Italia o se parliamo in Europa, sono il gradino superiore, che però non hanno ancora avuto o non hanno l'attribuzione di denominazione di origine controllata o di denominazione di origine protetta. Sì. Distinzione tipicamente italiana o europea. Poi abbiamo i vini a denominazione di origine controllata e garantita, quindi il famoso DOCG, certo. Che naturalmente quelli sono la punta della piramide, sono certo. Quelli diciamo a più alto valore almeno dal punto di vista strutturale, cioè da, sì. da come è concepita la storia delle denominazioni. Naturalmente si cerca di pregiare di più le denominazioni in modo tale anche da elevare un pochettino quello che è il valore del vino, dell'uva che ne determina la denominazione. Certo. Oltre naturalmente che è una tutela per la zona, cioè quindi tutelare la zona vuol dire tutelare tutto quello che c'è all'interno della zona, compreso anche i vini. Compresi anche i vini, allora in questo caso della cantina di Gonzaga, perché queste sigle le hanno. Certo. Infatti noi qui abbiamo dei vini a denominazione di origine protetta, oppure abbiamo dei vini a indicazione geografica protetta, sì. O tipica, a seconda, ripeto, della distinzione tra le due denominazioni, perché la legislazione permette comunque l'utilizzo anche delle denominazioni ancora tipiche italiane rispetto a quella che è la denominazione invece europea. Certamente. Senta, faccio questa domanda all'enologo prima di entrare nello specifico, perché poi mi sa che ci incontreremo anche altre volte noi per parlare di abbinamenti. Come si fa a abbinare il vino a un piatto? Cioè, se ho il dolce devo avere un vino dolce, se ho il salume devo avere un vino meno dolce, no, non c'entra niente. Diciamo, o devo fare i contrasti, com'è sta roba? No, ecco, esatto, lì bisogna capire qual è l'obiettivo che si vuole percorrere. Sì. Cioè, non, per me personalmente, adesso non voglio generalizzarlo, però non è sempre
quella semplice abbinamento dolce con dolce, secco con secco. Cioè, okay. Diciamo che a volte ci sono anche delle, come dire, delle forzature che portano a fare degli abbinamenti strani. Per esempio c'è chi abbina favorevolmente, non so, il bianco con i salumi. Sì. Quando uno invece pensa obiettivamente, no, ma con il salume ci vuole un rosso. Anche qui si entra un po' nel particolare personale, cioè, è chiaro che non tutti possono pensare allo stesso modo. Io naturalmente con il tortellone di zucca in questo caso ci abbinerei un bel rosso strutturato. Un bel rosso strutturato. Allora, tra poco andremo a fare questo abbinamento. Io prima però, da Vanni Ponchiroli, presidente della cantina di Gonzaga, vorrei farmi spiegare che cosa significa zucca in un territorio come questo. Da noi zucca significa anche un po' zuccone, no? Però, insomma, la zucca è anche quella che si mette nel piatto in vari modi o nel forno. Sentiamo il presidente. Tortelli di zucca. Oggi siamo qua a presentare dei tortelli di zucca, che per noi è un piatto fondamentale per le nostre festività. Nelle tradizioni contadine il tortello di zucca si inizia il proprio consumo con le prime zucche già da metà agosto. Nelle tradizioni del nostro territorio, che è San Lorenzo, già si mangiano i tortelli di zucca. E poi si prosegue per tutte queste festività, queste anche religiose. Quindi per esempio penso all'8 di settembre, penso al 1 di novembre, penso all'8 di dicembre, per raggiungere il picco a Natale. La vigilia di Natale per noi è fondamentale il tortello di zucca. È un abbinamento fondamentale, poter metterci un lambrusco secco, morbido, dolce è una cosa fondamentale, più rosso o più scuro non cambia niente, purché sia lambrusco, ed è normale lambrusco mantovano della cantina di Gonzaga. Beh, insomma, Bertolani, abbiamo sentito dal presidente, ultimamente uso questa espressione che è diventata tanta roba il tortello di zucca, ma tanta roba davvero. Sì, sì, tanta roba e come dicevo prima, per l'abbinamento, sì. Cosa che forse qualcuno potrà anche storcere il naso, l'abbinamento con un lambrusco mantovano scuro, corposo, importante, come può essere questo, che è comunque un'indicazione geografica tipica perché è un lambrusco provincia di Mantova, però ha tutte le caratteristiche per essere definito un vino importante, proprio per la sua composizione, la sua struttura e la sua corposità. Ok. Quindi secondo me si abbina bene col piatto dei tortelli di zucca. Certo, diceva giustamente il presidente, l'importante è che sia lambrusco, quindi se ne possono abbinare anche di altro tipo comunque. Certo, certo. Potrebbe essere questo il fratello maggiore, perché questa è la denominazione di origine controllata, quindi diciamo è quello che deve avere un gradino superiore rispetto a quello, ma mantengono comunque entrambi la caratteristica di essere molto scuri, avere una schiuma bella rossa, vivace, intensa, è un corpo, è una struttura, come dicevo prima, importante. Tante cose che stiamo scoprendo insieme a voi della cantina di Gonzaga, tra l'altro voglio dire, questi li ha fatti lei, no? Di fatto. Sì, diciamo, sì. Sì, certo. Quindi è orgoglioso? Certo, certo. È diciamo il risultato del lavoro che abbiamo fatto io, naturalmente, certo. E tutti le altre persone che lavorano all'interno della cantina. Certamente. A me piace anche sottolineare, visto che comunque parliamo di vino e di sostanze alcoliche, bere consapevolmente è fondamentale e bere anche prodotti di qualità. Allora, io la ringrazio molto, Bertolani, per averci tenuto compagnia in questa nostra puntata che ci sta avvicinando, così come il calendario, al periodo natalizio. Noi tra poco parleremo di Natale abbinato anche all'aceto balsamico tradizionale di Modena, in questo caso, quindi insomma varchiamo il confine tra una regione e una provincia e parleremo, tra l'altro insomma, ci sta bene, no? Due gocce per esempio, tanto certo, per continuare certo. I nostri abbinamenti anche sul tortello di zucca certamente, di aceto balsamico certamente. Tradizionale, va bene, grazie ancora allora e voi state con noi perché Buone Cose torna naturalmente tra poco, le auguro già buone feste visto che ormai ci siamo. Grazie altrettanto a voi. Arriviamo.